Vedete, la burocrazia, vado sul tema che può, diciamo, riguardare fortemente l'amministrazione comunale, sul quale l'amministrazione comunale potrebbe fare qualche cosa per quanto ne riguarda. Poi vi dico cosa abbiamo fatto. La burocrazia per me è uno dei problemi fondamentali per l'azione. L'apertura della cupola è stata una battaglia che voi non avete neanche idea. Ho dovuto prendere i funzionari e portarli direttamente dai vigili del fuoco per farli confrontare fra di loro e fargli capire che non occorreva avere una squadra di 6 vigili del fuoco sotto per poter aprire la cupola di San Gaudenzio, ma si poteva fare. Poi parlo con una ragazza, una ragazza straniera che mi insegna, cerca faticosamente di insegnarmi inglese, e mi dice: sai, sono andato in banca per ottenere un finanziamento. La banca guarda il mio CUD e mi dice: ma lei con questo CUD qui dove vuole andare? Lei non otterrà mai un mutuo con questo CUD. Lei guarda il CUD e vede che su questo CUD c'è scritto esattamente una cifra pari alla metà dei soldi che lei prende per l'attività di insegnamento che fa. Allora scopre che il suo datore di lavoro gli dà 2.000 e dichiara 1.000 all'INPS. No? Dichiara 1.000 all'INPS. E allora mi è venuto in mente di quando l'amministrazione pubblica chiede il DURC. No? Che è burocrazia. E dico: ma come facciamo a risolvere questo problema? Questo, piuttosto, io faccio il commercialista, quindi insomma ne abbiamo tante di esempi. Allora mi viene il dubbio che io so benissimo che la burocrazia nasce con un fine di trasparenza, con un obiettivo che è l'obiettivo di positività. Ma mi sto convincendo sempre di più che la burocrazia in Italia sia così devastante perché noi italiani non siamo onesti. Perché quando devi inseguire il rifiuto in giro per il mondo è perché quando appena uno può lo butta nel giardino di casa. Io vado a correre in giro. Non avete idea di quante discariche abusive, di mattoni, di pezzi di piastrella, di sanitari che vengono buttati dentro lì per non andare a pagare la discarica fuori. No? Allora questo mi richiamo un po' a quello che diceva il Presidente. È una grande azione che bisogna fare insieme, perché la burocrazia può sicuramente ridursi, si deve drasticamente ridurre, perché è un freno a mano incredibile. Ma per poterlo fare dobbiamo noi metterci nella condizione di poterlo fare. Perché questa ragazza qua, che è straniera, e dice: ma da noi queste cose non succedono. Da noi se io prendo 2.000, denunciano 2.000. Ed è la norma. Poi capita uno che non è così. Capite? Questo per dire come la battaglia della burocrazia deve essere fatta insieme, perché è l'educazione. Infatti io, guardando le discariche che ci sono in giro, ogni tanto penso all'associazione e dico: bisognerà che facciamo qualche cosa, perché bisognerà che quello che butta la roba in giro per i campi venga ad essere punito. Perché poi è un bel dire che la città è sporca, che la tassa dello smaltimento rifiuti è alta, eccetera, eccetera, se io devo inseguire tutte le discariche abusive che ci sono in giro per la città. No? Ecco, questo per fare un esempio di come occorra veramente che lavoriamo insieme. Noi, per quanto ci riguarda, stiamo lavorando sulla burocrazia. La prima cosa che abbiamo fatto è stata l'apertura dello sportello unico, delle attività produttive, del SUOP informatizzato. Quindi ci rendiamo perfettamente conto che possiamo fare importanti passi. Io spero che voi lo abbiate apprezzato da questo punto di vista, così come abbiamo messo mano a regolamenti comunali con i quali è possibile attribuire gli incarichi alle aziende del territorio direttamente, invece che fare gare d'appalto che portano normalmente aziende più grandi. Peraltro sappiamo bene, e lo sapete voi meglio di noi, basta leggere i giornali, che la nostra sensibilità si scontra brutalmente contro gli equilibri del bilancio e contro la situazione di crisi nella quale noi ci troviamo, che oggi, in una situazione di crisi grave come quella di oggi, noi dobbiamo affrontare per poter porre le condizioni perché le vostre aziende, le nostre aziende possano riprendere. Perché di fronte a una situazione generale di disequilibrio, le aziende che cresceranno saranno aziende che non avranno futuro,
non avranno le gambe solide per partire. Io l'altro giorno ho accolto con un moderato ottimismo quella notizia che diceva che a Novara, che Novara è l'unica provincia in cui il saldo di aziende che muoiono, di aziende che nascono è positivo. Poi ci diciamo che quelle che muoiono hanno 50 dipendenti e quelle che nascono ce ne hanno uno, non lo so, magari è vero, magari non è vero, è sicuramente così, ma è pur sempre vero che comunque a Novara questo è e in altre province non è. Io vi chiedo, noi siamo disponibili, perché io ho sempre dichiarato, non solo in questi contesti ma anche davanti ai sindacati, che il lavoro viene solo dalle imprese. Il pubblico il lavoro non ne potrà più dare, ne potrà soltanto perdere. E quindi noi siamo i primi a cercare di sviluppare le imprese e di porre le condizioni. E le azioni che stiamo mettendo in piedi vanno in questa direzione, sono azioni di tipo strategico, saranno, per dire, potrebbero essere le aree industriali, potrebbero essere i regolamenti, potrebbe essere l'aiuto al commercio e al centro storico. Voi dovete fare la vostra parte. Vi faccio un altro esempio. Mi raccontano di alcune donne cinesi che sono venute in centro città. Sono entrate, e nessuno sapeva chi fossero, incidentalmente erano delle mogli di gerarchi importantissimi e ricchissimi cinesi. Sono entrate in un negozio importante di Novara e siccome nessuno lì sapeva l'inglese, sono uscite. Era un negozio molto importante, sono entrate nel negozio di fianco, molto meno importante, e hanno speso 5.000 euro. Allora questo vi dà il senso di come occorra, anche per tutti voi, per tutte le imprese, per tutti noi che cerchiamo di stare sul mercato, per me che faccio il commercialista e che faccio la lezione di inglese il venerdì mattina, occorra dare il cambio di passo, perché noi non competiamo più con il vicino di casa, ma la competizione la facciamo con i cinesi, la facciamo con tutto il mondo. E se vogliamo restare sul mercato, se vogliamo essere competitivi, bisogna che ci attrezziamo di conseguenza. Noi oggi subiamo questa cosa perché la stiamo subendo, pensiamo ancora che i cinesi siano quelli che vengono a vendere la mutanda di quarto ordine o cose di questo genere. Non è più così, la Cina è il secondo paese del mondo e diventerà il primo. Quindi, e questo vale per loro, ma vale per i russi, vale per tante altre realtà. Il nostro territorio si deve sprovincializzare da questo punto di vista. E tutti noi lo dobbiamo fare. E voi avete sicuramente la responsabilità di convincere i vostri iscritti, i vostri aderenti, che la formazione, lo sviluppo, lo studio, l'analisi di quello che è una competizione globale è certamente la strada per poter riemergere e creare le condizioni per uno sviluppo futuro. Noi da questo punto di vista ci siamo per quello che possiamo, purtroppo il momento è difficile, però sappiate che sappiamo perfettamente che le imprese sono l'unico motore disponibile in questa nostra società per poter crescere. Per poter